Esasperati dalle violenze e dalle distruzioni delle camicie nere, il 17 aprile 1921 un gruppo di esponenti politici e di contadini imbracciò le armi per ribellarsi ai soprusi. 100 anni fa, in località Renzino, nasceva l'antifascismo foianese. Tuttavia l'esito fu disastroso. I fascisti, molto più numerosi, ammazzarono non solo chi partecipò alla sparatoria, ma anche contadini e donne innocenti. E proprio alle donne foianesi è dedicato il murale di Nian. In questo murale sono rappresentate due donne, Carolina Melacci e Cristina Tralci, in realtà un po' anche come simbolo di tutte le donne che hanno fatto parte comunque alle vicende di quegli anni, quindi dei fatti di Renzino. E queste due donne sono Carolina Melacci, come dicevo, che era sorella di Bernardo Melacci, che è uno dei, diciamo, rappresentanti del movimento anarchico qui a Foiano in quegli anni. Lei cuciva bandiere, le bandiere anarchiche, ha sempre sostenuto e supportato gli ideali, anche quelli del fratello. E qui l'ho rappresentata mentre cuce una bandiera, quindi con questo filo rosso, che poi l'altra, che è Cristina Tralci, porta. Pur essendo donna, teneva comizi in difesa dei contadini, degli operai e anche dei primissimi movimenti di emancipazione delle donne. E ho rappresentato lei che tiene la bandiera perché era lei poi che portava i messaggi direttamente alle persone. Invece la Carolina, anche lei aveva un ruolo importante, però l'ho interpretato più come un atto simbolico quello che faceva lei, quindi diciamo che trasformava i concetti in simboli facendo le bandiere, no? In questa bandiera possiamo vedere stelle che si trasformano in uomini oppure uomini che si trasformano in stelle, e volevo che fosse un po' questa bandiera il simbolo dell'unità tra le persone, che fa, diciamo, poi la forza di un ideale. Dettaglio aggiuntivo: nella Tralci ho messo queste specie di semini che, appunto, come simbolo di quello che lei poi faceva, quindi tramite i suoi comizi, tramite i suoi discorsi, gettava semi tra le persone. E la Carolina invece l'ho fatta che con i fiori. L'atto che faceva lei, quindi questa cosa di cucire le bandiere, è un atto, non lo so, molto poetico. E volevo trasmettere anche un senso di ciclicità, sia appunto dai disegni che ci sono nella bandiera che anche a quelli che ci sono nei vestiti, quindi dal seme al fiore, e insomma così rappresentano un ciclo, come appunto il ciclo che c'è negli ideali. Che anche se le persone che hanno portato avanti degli ideali non ci sono più, questi rimangono perché sono come dei semi che sono stati gettati e possono essere raccolti e seminati da chi vorrà portare avanti la memoria. Il titolo di quest'opera è Nella notte ci guidano le stelle. Questa frase è stata presa da Fischia il vento, che è un canto popolare partigiano. E siccome i protagonisti dei fatti di Renzino sono, diciamo, considerati un po' dei precursori di quelli che poi sono stati i moti di ribellione partigiani, mi sembrava interessante il punto di vista che le stelle potessero essere i protagonisti dei fatti di Renzino, quindi loro che hanno guidato poi chi è venuto dopo. E invece questa poesia è stata difficile da scegliere perché ce n'erano molte del Melacci interessanti. È un invito a non arrendersi mai, secondo me. Cioè, che ci siano i cieli neri o che ci siano i cieli stellati, che tu abbia perso, che tu ci abbia la mano callosa, rovinata, l'invito è quello di non smettere mai di portare avanti un ideale, quindi di stare il vento ancora una bandiera e di risorgi su sorgi. Per me ha una potenza incredibile.